Siamo a Vesima davanti alla galleria Tortuga, la strada è chiusa, che cosa è successo? Sì, c'è un rischio di stacco da quello che mi è stato appena detto del frontale di pietra della galleria. Questo significa che attualmente gli abitanti di Vesima sono isolati sia dalla parte di Arenzano sia dalla parte che arriva, diciamo, da Voltri. Come mai anche da Arenzano? Per il problema sulla parte del frontale di pietra che c'è su Arenzano, nel comune proprio di Arenzano, quindi si ripetono i problemi su tutta la costa. E devo dire che qua abbiamo già subito dei danni lo scorso autunno, proprio per la mareggiata. Insomma, è una strada fragilissima che ha bisogno di interventi, è evidente. La situazione delle frane in giro per il municipio VII com'è? Avete riaperto Acquasanta? Abbiamo riaperto Acquasanta circa mezz'ora fa. Devo dire che lì c'è stata una collaborazione bellissima fra Comune di Mele, gli abitanti di Acquasanta, e il nostro intervento con Aster è stato, direi, fondamentale con la pala meccanica. Acquasanta è un territorio un po' particolare, metà è Comune di Mele, l'altra metà è Genova. Direi che, insomma, con il Comune di Mele si collabora benissimo e questa ne è la dimostrazione. In questo caso invece qui a Vesima chi è che dovrà intervenire? So che è stata chiamata ANAS ad intervenire, la competenza su questo tratto di strada è appunto di ANAS, adesso attendiamo gli interventi.